facciamo il pollo nel sacchetto. Per fare il pollo nel sacchetto avremo bisogno naturalmente di un pollo, degli aromi, e quindi aglio, rosmarino, alloro, timo e salvia. Io non ce li ho freschi, li sto utilizzando secchi. E poi del limone, del sale e del pepe. Ora, innanzitutto guardiamo il pollo. Come vedete ci sono dei peletti che andremo ad eliminare. O li eliminiamo così, oppure li bruciamo con col gas sulla fiamma. Io li ho tolti tutti e adesso procediamo. Tritiamo tutti gli odori con l'aglio. Così. Io ho aggiunto già del sale, ma adesso ne aggiungo dell'altro. Così il sale assorbe tutti gli oli essenziali dei nostri aromi. Aggiungo ancora del timo e della salvia tritati. Aggiungo il pepe abbondante. E vado a massaggiare il pollo così su tutta la superficie, premendo bene. Dappertutto. Facciamo andare un po' anche all'interno e continuiamo a massaggiare. Perché abbiamo ben massaggiato il pollo e l'abbiamo aromatizzato, andiamo a tagliare un limone in quattro parti. Mi raccomando, il limone deve essere biologico. E quindi lo mettiamo nel pollo così. E adesso andiamo a infilare il pollo nel sacchetto. Apriamo il nostro sacchetto di carta e inseriamo il pollo così. Aggiungiamo ancora un po' di erbe aromatiche, andiamo a chiudere così e lo chiudiamo con uno spago. Stringiamo bene. Facciamo un fiocchettino e adesso lo andiamo a infornare. L'ho messo in una teglia da forno e adesso inforniamo a 200 gradi per circa 2 ore. Fra 2 ore lo andremo ad aprire per vedere la cottura del pollo. Trascorse le 2 ore andiamo a vedere il nostro pollo come sta. Apriamo il sacchetto. Voilà, il nostro pollo è cotto. Guardate, adesso lo rimetto per 5 minuti in forno, giusto per farlo gratinare per bene, e poi lo rivediamo. Vedete, il pollo adesso è cotto, è ben arrostolito, e adesso lo apriamo. Sentito quanto è croccante ed è anche ben cotto, vedete? C'è il vapore perché è caldissimo, però è cotto. Grazie a tutti per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima, ciao!